del ritorno. Egli, antica pianta che continuava a rinverdire foglie al centro del cuore, più di ogni altro anelava ad un ritorno nei luoghi d'origine delle sue declinazioni creative, ad un riavvicinamento a sud. E poi un ultimo ricordo, è un mio breve pezzo, ripeto, non vi sottopongo e non vi voglio tediare due volte. Angelo aveva una caratteristica bellissima, giocava molto col suo nome, si firmava con un disegnino che rappresentava un diavolo e si firmava sotto Tedelin, cioè Angelo Diavolo. Ci giocava molto su questa antinomia. E ho scritto un breve testo anche per dare ancora di più l'essenza di questo angelo che giocava a fare il diavolo e costruiva anche negli ultimi tempi bellissimi diavoli di terracotta bianca. Socchiudendo lievemente le palpebre, mi sembra ancora di vedere Angelo mentre con mano ferma e piglio tra l'ironica e sarcastico lascia scorrere la penna su una foto in bianco e nero che lo ritrae bambino, un bambino bello, composto, educato, angelico, con irreverente sicurezza di tratto, spinto da un sottile moto dissacratorio, tracce mie, ora leggere e tenue, ora più marcate e decise, alterando le delicate e regolari fattezze del volto infantile. Gradualmente le linee, assommandosi le une alle altre, danno forma e riconoscibilità a simboli inconfondibili nella memoria iconografica collettiva. Ora spuntano tenere corna tra i folti capelli, le orecchie si allungano e deformano, sbucando a dismisura da nere ciò. Pizzo e rara barbetta coprono il viso labbro del bimbo. Un diavolo, è un diavolo. Per rafforzare l'effetto visivo dell'estemporaneo intervento grafico già esprime, Savelli scrive in stampatello al lato dell'immagine Tedel Angelo. D'altra parte, la scelta del soggetto appare tutt'altro che casuale. Che cosa nell'immaginario comune è più angelico di un bambino che per giunta si chiama pure Angelo? Nel bambino è condensato l'universo del bene, candida luminescenza del bianco, e lui l'angelicità è condizione creaturale originaria. Ma nel bambino è già in essere l'uomo, da sempre combattuto tra le contraddizioni dell'umana finitezza, nell'uomo germoglio e seme del male, col suo potere oscuro. Enigmatico, il diavolo, angelo diavolo, bene male, bianco nero, è il trionfo degli opposti, dualità che costantemente scinde e determina l'essere, che muove i destini della creazione, che possiede il segreto della comprensione celato ma visibile nell'antico gioco delle entità contrapposte. Qual è la via che conduce al bello, al vero? Essa è forse riconducibile laddove si realizza la confluenza degli opposti, la loro fusione? Forse il gesto di Angelo Savelli, con la sua intrigante contraddizione tra contrari, enuncia il bisogno forte di cogliere una verità più sostanziale, più alta e più vera, in cui vive ancora il ricordo della memoria della nascita dei giorni e delle notti, in cui quelle profondità lontane, racchiuse nella preistoria della coscienza, in cui bene e male non sono ancora termini antinomici, in cui si estende illimitata la regione degli angeli. Forse quell'angelo diavolo di Savelli è un estremo tentativo di dare visibilità ad una regione di verità più ampia e profonda, che in quanto tale è soluzione degli opposti e contraddizione suprema.
una ragione in cui tutte le vie si incontrano e il punto d'incontro è il luogo narrante nel quale si ricapitola l'essenziale itinerario dell'artista, dell'uomo, tra memoria storica e memoria mitica. Stranamente, ma non poi tanto, quel diavolo di un angelo è riuscito a conciliare e a far coincidere due identità antinomiche nell'unità materiale del frammento visivo, dispiegando nella ritualità delle forme la nostalgia di una pienezza che ha dimora tra terra e cielo. Se è vero che in esse sorge e si placa il gioco festoso delle opposizioni, allora si capisce perché Savelli crea i diavoli di ceramica bianchi, del bianco candore degli angeli. Grazie.